Ecco, gli studenti si propone molto di più, ama di più dialogare con i ragazzi, il professore. Poi le domande devono essere anche brevi per lasciare spazio poi al relatore di poter intervenire. È un'occasione particolare quella di oggi, avere qui un filosofo di altissimo prestigio e di una criticità e creatività unica. È un'occasione per voi studenti che molto spesso, ecco, non si riesce ad avere. If you don't like, if you don't receive what you expected to receive, if the partner demands something from you, you just press the button. It is something which everybody can do. You don't have to go to the school or to the university to study a diploma in pressing the button. Everybody can do it, and unfortunately, when you leave your computer room and go outside, things change. And then you find yourself unskilled member of society. You forgot how to do it, how to engage in dialogue, how to negotiate cohabitation, living together, common shared emotion, and so on. It is all unnecessary ballast online, but it is necessary means of survival offline. Now that's the problem. You gain something and you lose something. There is a price attached to this magic which new technology offers. Promising resolve for you problems which only human beings considered their own monopoly and destination and fate. They are problems of human relations. I don't know whether thinking deeply about it, anybody here really dreams for them to be technologically solved for you. You would rather do it yourself. Now that's the conclusion which I want to leave you. I started from saying that magic is ambivalent, that it has, it expresses human desires very deeply settled. On the other hand, it brings all sorts of unpleasant consequences, unanticipated. Similarly to other fields of human activity. So the only conclusion you can make, at least the only conclusion I can make, is to consider very closely the pros and the cons, the pluses and the minuses. What is the gain? What is the loss? And direct yourself in this case by your own reason in making your choice, not necessarily, but what is momentarily written in one of the 50 million answers of Google to your question. Allora, giusto, come dicevo all'inizio, abbiamo due mondi, il mondo online e il mondo offline. Non me ne vogliate, il mondo online è molto più facile, c'è meno sforzo, meno fatica e non ci sono rischi. Immaginate ad avere una storia d'amore elettronica, è facile anche selezionare il partner a seconda del colore dei capelli, dell'aspetto fisico, tutto viene fatto su ordinazione in qualche modo. E ovviamente quando poi ci si trova nella vita reale si è confusi da tutti gli elementi non previsti, e questo ci fanno preferire ovviamente fanno preferire agli utenti, come dire, affezionatissimi di internet, le soluzioni online. Quindi noi spesso sogniamo di risolvere i problemi della vita offline con le regole del mondo online, e questo è perché, come tornando al concetto di cui parlavamo all'inizio, l'online è uguale alla magia. Nel mondo online abbiamo il tasto cancella, che basta appunto premere una sola volta ogni volta che si ha una difficoltà, quando la persona non corrisponde le nostre aspettative, se ci fa una richiesta che non riusciamo a soddisfare, quindi basta premere tasto cancella, ci liberiamo della relazione semplicemente premendo un pulsante.
Tuttavia, ovviamente, quando ci allontaniamo dal computer le cose sono molto diverse, quindi ci troviamo a non avere più le competenze, non essere proprio più capaci di vivere nella società, di avere un dialogo, di negoziare la convivenza con gli altri, di condividere le emozioni. Tutto questo ci sembra una sorta di zavorra inutile, ma che invece è fondamentale per la nostra stessa sopravvivenza nel mondo offline. Quindi diciamo che c'è sempre qualcosa che si guadagna e qualcosa che si perde. C'è un prezzo da pagare per la magia che questa nuova tecnologia ci offre, e i problemi riguardano soprattutto i rapporti umani. C'è il sogno che la tecnologia prometteva di risolvere. Abbiamo detto, quindi, in conclusione riepilogando quello che abbiamo detto, che la magia è un concetto ambivalente che riguarda un profondo desiderio umano, ma che comporta anche delle conseguenze sgradevoli non previste, come succede in tutte le attività umane.